Siamo ad accogliere una cartoon band toscana. Che diversi di voi la conoscono, sì, sento brusio. E la possiamo definire storica. Storica perché da 12 anni calcano ogni genere di palco e si distinguono per la loro attività a sostegno di cause benefiche. E qua farei un altro bel applauso perché è davvero importante. Quest'anno si presentano in compagnia di tanti amici speciali con i quali daranno vita al Banana Circus. Altro applauso! E promettono ovviamente di farvi cantare a squarciagola. Facciamo davvero un grande applauso ai Banana Split! Si alza e va alla finestra. Con
estrema attenzione sposta la tenda e guarda fuori. Osserva il cielo, le stelle, le nuvole e le poche auto che passano per strada. Ad un certo punto, un timido bagliore fa capolino e sembra avvicinarsi. Si incuriosisce, alza il rotolante e guarda meglio per strada. Sta arrivando un vecchio circo e sarà proprio davanti a casa sua. Matteo è felice e pensa: che bello adesso stare svegli. Meglio sto in vacanze, sai perché un burattino non può, perché no. Non è, è questo, ma lo so, ma perché non lo so. Il naso di legno, cuore di stagno,
Circo Banana. È un circo speciale. È il circo dei circhi e non c'è un animale, ma tanti bambini che a letto hanno sognato di poter giocare in un luogo incantato. Bambini di oggi e bambini di ieri che ancora si chiedono se i sogni sono veri. Da 1 a 90 anni l'ingresso è garantito. Vedeste quanta gente la fantasia ha seguito. Ci sono babbi, mamme, nonni che fanno capriole e saltano sui trampoli per acchiappare il sole. Al circo Banana tu puoi diventare chi vuoi per un giorno, se sai immaginare. Scherzare col fuoco, qui dentro si può. Non dimenticarti che brucia però. Sarai contorsionista e allora capirai che ci si può piegare senza spezzarsi mai. Farai l'equilibrista e senza la paura, perché anche cadere sarà un'avventura. Diventerai pagliaccio, ma riderai anche tu, con scarpe esorbitanti e un naso rosso su. E poi dalla risata emergerà un ruggito. Sì, ti sentirai leone, tanto sarai agguerrito. A quattro zampe te ne andrai, ma a spaventar soltanto chi merita dei guai. Ti domerai da solo, armato di frustino, vedrai il pubblico applaudire, ti sentirai divino. Ma questo pian pianino, così presto svanirà, ti sentirai piccino e un nano apparirà. Sei tu, se lo vorrai, un grande giocoliere, acrobata, funambolo, in sella cavaliere. Potrai correre lontano tenendo le tue briglie, perfino sulla luna, a cacciare meraviglie. E da lassù vedrai che il più grande circo è lo spettacolo della vita, che imparerai da te. Thank you.
Thank you.
desideri e poi lasciare un posto perché tu grande più di ricordi.
ciondoloni. Voleva che il ruscello fosse un fiume, il fiume un torrente e questa pozzanghera il mare. Quando il bambino era bambino, sedeva spesso con le gambe incrociate e poi di colpo si metteva a correre. Aveva un vortice fra i capelli e non faceva le facce da fotografo. Quando il bambino, era l'epoca di queste domande. Ah. Perché io sono io e io non sei tu? Perché io sono qui e non sono lì? Quando comincia il tempo, dove finisce lo spazio? Quando il bambino era bambino, si strozzava con gli spinaci, i piselli e il riso in bianco e adesso mangia tutto questo e non solo per necessità. Quando il bambino era bambino, sapeva immaginarsi chiaramente il paradiso e adesso a malapena riesce a sospettarlo. Non sapeva immaginarsi il nulla e adesso trema alla sua idea. Quando il bambino era bambino giocava sempre con grande entusiasmo e adesso è tutto immerso nella cosa come allora, solo che adesso questa cosa è il suo lavoro. Quando il bambino era bambino, per nutrirsi gli bastava pane e pomodoro ed è ancora così. Le bacche gli cadevano nelle mani come solo le bacche sanno cadere ed è ancora così. Le noci fresche gli raspavano la lingua ed è ancora così. Ad ogni montagna sentiva nostalgia per una montagna ancora più grande e ad ogni città sentiva nostalgia per una città ancora più grande. Ed è ancora così. Sulla cima degli alberi rubava le ciliegie senza farsi vedere, come ancora oggi. Quando il bambino era bambino, aspettava la prima neve e continua ad aspettarla. Quando il bambino era bambino, lanciava contro l'albero un bastone come fosse una lancia, che ancora oggi continua a vibrare. Thank you.